ha fatto ieri il ministro dell'interno, il dottore Mario Ciancio, non è la visita di un uomo politico a un editore, è la visita di un ministro della Repubblica a un imprenditore che è sottoposto a un'indagine con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Però in questi casi un uomo politico ha tutto il diritto di rendere visita a tutti gli editori, anche a quelli che sono sospettati di reati così gravi. Un ministro della Repubblica, per di più ministro dell'interno, questo diritto non ce l'ha, perché rappresenta tutti e rappresenta anche i cittadini che da quel reato, se questo reato verrà considerato, verrà certificato dall'inchiesta in corso, si considerano parte offesa. Per cui ci è sembrato un atteggiamento grave, una mancanza di sensibilità che poi abbiamo voluto mettere al corrente anche i nostri interlocutori oggi, un momento di stupore che ci ha accompagnato in questa visita oggi alla Commissione Antimafia. Io aggiungerei un ringraziamento naturalmente a tutti gli avvocati. Sì. E quindi prendete veramente atto del fatto che un ministro dell'interno ha fatto visita a un indagato in un'inchiesta di mafia, oppure come commissione pensate di sollevare il problema? Allora, la commissione prende atto, solleva il problema. E di fatti, diciamo, nel senso delle parole, naturalmente non abbiamo alcuna potestà di valutare, naturalmente chiederemo nelle sedi opportune, che sono le sedi parlamentari, al ministro dell'interno di darci una giustificazione di questa sua scelta e questo diciamo che valuteremo questo. Possono essere anche personali le valutazioni. Possono essere anche personali le valutazioni. Non di tutta la commissione. Lei si dissocia? No, io non mi dissocio, io dico semplicemente che se una persona è indagata, non è indagata, bisogna, con questo non significa che non si può parlare più con nessuno, bisogna stare attenti, bisogna costruire di opportunità, ma non è questo subito, perché allora non si ci parla più in Italia. Dunque vediamo, è chiaro che l'ufficio di presidenza validerà ma poi decideremo, ma abbiamo sempre deciso fino adesso in assoluta serenità e diciamo con grande spirito unitario come abbiamo condotto i lavori fino adesso, quindi mi pare che ci sia bisogno di un'interlocuzione di questo genere. Mentre io voglio ringraziare il prefetto, insomma uno dei temi che sono a, così almeno mi faccio qualche altro nemico, tanto che sono sui quali la Commissione rifletterà, è anche il rapporto tra comunicazione e poteri mafiosi, perché voi sapete meglio di me che ci sono appunto giornalisti che hanno dato la vita per combattere la mafia e c'è una comunicazione che essa stessa è collusa e diventa strumento dei poteri mafiosi qualche volta, quindi io penso che anche questo sia uno di quei settori sui quali è giusto che al di là delle valutazioni personali la Commissione acquisisca elementi di conoscenza. Se io mi posso unire alle tue parole, volevo dire che voglio fare i complimenti a tutta quella stampa libera, trasparente, che riporta le notizie per come sono, e vorrei fare una piccola critica a quella stampa che utilizza le informazioni per farne merce di scambio, per farne elemento di ricaccia, per farne elemento di potere. Ecco, quel tipo di stampa noi la condanniamo. E l'altro tipo di stampa, la stampa libera, che penso che voi tutti qua rappresentate, è quella che noi vorremmo sempre al nostro fianco, vorremmo sempre che conducesse insieme a noi le battaglie che noi cerchiamo di condurre. Vuole fare qualche nome? Il tuo, per esempio.